Si è parlato di cultura e dei tanti progetti realizzati in tandem tra regione e comune nell'incontro che si è tenuto ieri nel cortile di Palazzo Ricci tra il consigliere regionale ricandidato al consiglio Andrea Biancani e il vice sindaco e assessore alla bellezza del comune di Pesaro Daniele Vimini. Un percorso lungo 5 anni che ha permesso attraverso progetti, eventi ed iniziative di promuovere e far conoscere tanti aspetti del territorio locale. Un settore, quello della cultura, fondamentale anche per la crescita del turismo regionale e sul quale il candidato consigliere intende continuare a lavorare anche nel prossimo quinquennio. Questo incontro ho voluto organizzarlo insieme all'assessore Vimini perché in questi anni come Regione Marche abbiamo veramente fatto tanto per il mondo della cultura. Innanzitutto perché riteniamo che la cultura e il turismo sia comunque un volano di crescita per il nostro territorio. Noi abbiamo un'economia basata sicuramente sulle imprese, sul manifatturiero, ma anche la cultura sta diventando sempre di più un modo per, come dire, attrarre persone e anche un'opportunità di lavoro. Per questo abbiamo voluto dare l'attenzione a questo mondo che veramente, voglio dare un dato, a livello regionale interessa circa 6.000 persone, quindi sono tante le persone che vivono grazie alla cultura e come ente pubblico è importante continuare a dargli un sostegno. Abbiamo fatto tanto, soprattutto in occasione del Covid, dove con la piattaforma 210 abbiamo comunque riconosciuto un contributo importante creando il fondo di emergenza per la cultura, ma nel corso di 5 anni abbiamo veramente sostenuto da una parte gli investimenti per risistemare quelli che erano i contenitori culturali, ad esempio nella città di Pesaro, ricordo Palazzo Ricci, 3.800.000 euro, devono ancora iniziare i lavori ma sarà un investimento molto importante per la città della musica, per la città della cultura. Abbiamo messo oltre 700.000 euro per il Teatro Rossini, per andare a mettere a nuovo la Sala della Repubblica, 300.000 euro per il tetto del Conservatorio Rossini per metterlo in sicurezza, 440.000 euro per l'Osservatorio Valerio. Ce ne sono tantissimi poi di altri investimenti, magari minori, che abbiamo fatto, ovviamente non solo nella città di Pesaro ma in tutto il territorio provinciale e regionale. Dall'altra parte abbiamo sostenuto i principali eventi, ricordo il Rossini Opera Fest, l'Hangar Fest, la Mostra del Cinema, tutti quegli eventi che hanno, come dire, caratterizzano, possono anche attrarre persone da fuori città, cioè persone che vengono a visitare il nostro territorio anche grazie a queste iniziative di tipo culturale. Dall'altra parte il sostegno alle centinaia di realtà associazioni presenti nella città di Pesaro, ma ovviamente anche in tutto il territorio provinciale e regionale, che per poter fare iniziative partecipano ai nostri bandi e quindi grazie alle risorse che mettiamo in campo riescono a organizzare varie iniziative. Quindi parliamo di musei, parliamo di cinema, parliamo di arte contemporanea, parliamo di fotografia, parliamo di bande, parliamo di cori, parliamo di tutte quelle realtà, di orchestre, tutte quelle realtà che fanno, come dire, fanno sì che il nostro territorio sia attrattivo e che sia piacevole venire a visitare.